Allora, amici Daily Basket, siamo qui con il presidente della Bitum Calor Trento, Luigi Longhi. Allora, forse Daily Basket ha portato fortuna o è stato questo pubblico che ha reso tutto questo possibile? Tutto quanto, è stata una bellissima due giorni di basket, conclusesi per noi in maniera splendida, perché meglio di così non si poteva fare, davanti a una cornice di pubblico. Penso anche che tutti gli addetti ai lavori abbiano visto un buon basket, ci siamo anche divertiti, partite sempre molto intense come quella di stasera, partiti noi un po' col freno a mano tirato, un po' anche magari emozionati per giocare, però abbiamo dimostrato di avere un cuore, un temperamento che è come queste montagne, quindi non molliamo mai, non molliamo mai, fino all'ultimo secondo, poi gli altri se ci battono devono essere migliori. Ecco, questa vittoria che sta senz'altro di consacrazione per una neopromossa, però quali sono le aspettative a questo punto sul resto della stagione? Ma no, raggiungere il playoff, l'abbiamo detto ancora da tempo, entrare nelle prime otto per noi sarebbe già un bellissimo, un altro risultato, non sarà facile perché dobbiamo ricaricare subito le batterie e andare a Ferentino domenica prossima, quindi arrivare nei playoff è l'obiettivo, poi nei playoff siamo un po' una mina vagante, insomma. Va bene, grazie mille, congratulazioni.